Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server, il canale sui videogiochi che tratta vagamente questo argomento. Oggi Xbox, PlayStation e la Switch, perché finalmente ci abbiamo messo dentro anche questa console. Quindi mettiamo pro e contro, ma vi facciamo anche sapere quanti giochi ci sono per queste console e perché ci muoviamo in un senso o in un altro. Ah, quello sul server, ma noi la nostra scelta l'abbiamo fatta all'uscita delle console. Bravi, bravi, complimenti, perché il day one è imbottito di tutte quelle chiacchiere che si fanno prima dell'uscita di una console, che fanno solo confusione. E infatti, se tu ti fidi di quello che accade al day one, al day two, al day three, succedono cose orribili. Per rimanere sul vago, cancellano Scalebound. E allora, noi noi facciamo una bella cosa adesso. Andiamo a leggere dei dati che abbiamo reperito. Però aspetta, leggi qua. Sigla. Allora, questi sono dati, numeri, che abbiamo pescato online. Ora, non sappiamo quanto possano essere attendibili al centesimo, però vi citiamo la fonte, nel caso ve la prendete con la fonte. In descrizione mettiamo il link. Allora, ci dicono che la Xbox One conta 34 giochi in esclusiva assoluta. Cioè, li potete giocare non su PC, non su PlayStation, ma solo su Xbox One. 34 giochi è un bel numero. Mentre 115 sono i giochi in esclusiva console. In esclusiva per quella console, ma potreste trovare il titolo su PC oppure su piattaforme mobile. Quindi all'interno di questi 115 ci sono anche giochetti del Menga, passatemi il termine, perché possono essere anche piccoli giochi che vanno su Windows Phone. La cosa importante è che sono giochi che non andranno mai su Sony. Cioè, questo vuol dire esclusiva console, la diamo a tutti, ma la controparte no. C'è da dire che il buon Phil Spencer di Microsoft dice che prossimamente ci saranno ancora tantissime esclusive assolute. Quindi la Xbox One avrà molti titoli che non andranno su PC, non andranno su mobile, rimarranno solo sulla Xbox One. Sono curioso di vedere quali saranno. 34 giochi in esclusiva assoluta, 115 in esclusiva console. Andiamo sulla Sony, che conta di esclusiva assoluta 105 giochi. Adesso è giusto per farvi un numero, 34, 105, sono più di 70 giochi, quindi. Potrebbe, se fossero quelli VR, Sony avrebbe più o meno le stesse esclusive assolute di Microsoft, con in più 70 esclusive assolute VR, che comunque male non è. 390 giochi invece in esclusiva console, e questo è un numero esorbitante, stiamo parlando di quasi 4 volte più della controparte. 395 contro i soli 115. Secondo me si arriva a questo perché Sony ha una gran parte del mercato asiatico dei videogames, cosa che Microsoft non bazzica. E allora dal mercato asiatico arrivano tantissime cose, anche interessanti, a volte anche zozze se avete un account giapponese. Io non ce l'ho, figuratevi. Ora, abbiamo parlato di Xbox One e PlayStation 4. No, non le devi dire queste cose. Ah, ho detto qualcosa io? No, è ammiccato per la camera. L'ho fatto? Hai io ho i miei tic, io continuamente faccio così alla camera. Sembrava che volessi dire qualcosa, però potrei sbagliarmi, non ti conosco. C'ho pure un altro tic che quando penso alla Xbox faccio Skillbone! Però è un tic. La Switch ha appena iniziato la sua era biologica, sì. Ok, quindi ha appena iniziato, sta rodando, ma stanno arrivando un po' di esclusive. Noi aspettiamo fine anno che uscirà Mario Odyssey e lì potremmo vedere schizzare in cielo le vendite di Switch. E non solo, potremmo vedere schizzare tutti i fan Nintendo. In assoluto schizzano tutti. Però a quanto pare, dalle ultime NEVs che siamo riusciti a ottenere, Nintendo avrebbe in cantiere una trentina di esclusive, che sono di più di quelle che ha in cantiere Microsoft. Quindi sono partiti in maniera molto aggressiva. Anche se, lo ripetiamo, le esclusive per Microsoft ci sono. Ci sono, a detta di Phil Spencer. Poi bisogna vedere. Ma questa è un po' la loro politica ultimamente. Cioè, oh, noi ci abbiamo le esclusive. Ma grosse, eh? Ma quante ne avete? Stai zitto, abbiamo le esclusive. Oppure, abbiamo venduto le Xbox One X, abbiamo finito i preordini. Palamalo, e quante ne hai vendute? Stai zitto, abbiamo finito i preordini. Cioè, è sempre questo.
Adesso vi facciamo una breve lista di quelli che secondo noi sono i punti di forza di ognuna di queste console e quelli che sono secondo noi i punti deboli. Partiamo con la Xbox, che è sostanzialmente un ottimo centro multimediale. Volevate videogiocare voi? Non se ne parla. È un ottimo centro multimediale, ha un HDMI in, ha una gestione del sistema video casalingo, dello streaming, che è veramente molto molto figo. Gestite tutto dalla vostra Xbox, quindi se vi siete rotti il cazzo di videogiocare, vi interessano i film, le serie TV, lo streaming, lo sport, la condivisione, Skype, queste cose qua, puntate su Xbox One. Oh, adesso siamo al secondo punto, che prevede i giochi di qualità, sembra detto di Phil Spencer. Perché che cosa possiamo trovare su Xbox One? Adesso ve lo facciamo dire da un fan accanito. Lei è un videogiocatore. Voglio sapere cosa trova di così speciale nel giocare a Gears of War. Io non ci gioco a Gears of War, non ci ho mai giocato. E il suo apprezzamento per Forza, da cosa nasce? Forza è un gioco di wrestling, giusto? È un gioco di auto. Però c'è il wrestling dopo. Cioè, tu ci arrivi in macchina e poi c'è il wrestling. Deduco che lei non conosca questo brand, purtroppo. E allora parliamo di Halo. Sta bene? Sì, scusate. È finita questa cosa, posso andare? Sì, sì, non si preoccupi, però... è protetto dall'anonimato. Ok, privacy, mi raccomando. Sì, sì. Non è vero, stavamo scherzando, il Redez. Per farvi capire che se non vi piacciono Gears of War, Forza e Halo 5, probabilmente di esclusive grosse, potenti, ne trovate pochine su Xbox. Però se vi piacciono tutti e tre questi brand, oh, è un buon acquisto una Xbox. Oh, è sicuramente un buon acquisto. Così come un buon acquisto, a prescindere se abbiate la Xbox o meno, il joypad. Perché se avete un PC, probabilmente un domani vi troverete a utilizzare il joypad della Xbox. È uno dei migliori, se non il migliore, in commercio in termini di qualità. L'unica pecca che possiamo trovare, che poi pecca non è, dipende molto dallo sì. stile, è che ci sono le pile invece che una batteria ricaricabile. È una cosa dimenticabile, anche perché la qualità di questo gamepad è veramente eccelsa. Ovviamente noi lo paragoniamo ai gamepad base delle controparti, non ai gamepad da professionisti con 10.000 tasti fisici e cazzi, quelli sono una cosa a parte. Parliamo dei gamepad base, ok? Poi un'altra cosa simpatica è il fatto che gestiscono molto bene in casa Microsoft i doni del Gold, cioè l'abbonamento Gold spesso vi frutta dei giochini che non sono giochini ma sono gioconi, e quindi ti ritrovi a poter giocare gratuitamente a un Lords of the Fallen, che prima di andare nel Gold aveva comunque un costo importante. Invece quello che ci pare di vedere nella controparte di Sony è che ogni tanto hanno proprio braccino corto, cioè ci mettono tanti titoletti piccoli che poi vanno a creare lo stesso costo globale, però di titoloni importanti magari ce ne sono un po' meno. Il Gold secondo noi è un buon motivo per prendere una Xbox One. Per finire, una cosa secondo noi importantissima è che molte persone nel 2017 continuano ancora a dire che sia impossibile: la retrocompatibilità. Allora, mo parliamo di retrocompatizione, che questo è un concetto difficile, particolarmente scienziato, si deve spiegare in maniera semplice, in maniera bassa, perché così pure voi che non capite un cazzo potete magari capire quello che sto dicendo. Allora, la retrocompatizione significa che io mi accatto un gioco nel 2013, no, fai conto, poi mi accatto la console nel 2018 e 2021, e il gioco, giustamente, perché è quello che funziona, te lo devi infilare nel culo perché non ci puoi giocare. Io l'ho già vissuta questa cosa, senza fare discorsi altamente scienziati, l'ho vissuta con le videocassette e col DVD, per chi teneva il videoregistratore, teneva quando funzionava bene. Poi hanno fatto a uscire queste DVD, e quando ho comprato il primo DVD, apri di cielo, l'ho infilata dentro al videoregistratore, ho sfasciato tutto quanto, me l'ha sputato in faccia il dischetto e mi ha spaccato l'occhiale, ed ecco perché mi sono dovuto mettere gli occhiali nuovi, ecco perché.
Poi mi sono comprato il lettore per i dischetti e tenevo tutte le cazzo di videocassette. Ce l'ho infilata dentro e non mi sei andato a sfasciare pure quel cazzo di lettore CD. Questa è la retrocompatibilità. Quando ti si sfascia una cosa nuova per metterci dentro una vecchia. Come ha ottenuto la retrocompatibilità Microsoft? È semplice, ha praticamente creato delle versioni dei vecchi giochi alternative che girassero anche sull'architettura della nuova console e ha sfruttato i vecchi dischi come una sorta di lascia passare per accedere allo store e scaricarli. Ora, che non ci sia un'emulazione vera e propria, a noi non ci frega un cazzo. Il fatto è che se io ho il disco posso giocarci anche sulla nuova console. Punto. Cioè, a noi l'importante è che ci sia però questa retrocompatibilità, che un domani lo facciano anche su PlayStation, lo facciano in modo uguale, diverso, vedremo. Cioè, a noi, cioè, su PlayStation 5 si potrebbe fare tramite emulazione, già cominciano a circolare delle voci, no, ma magari la retrocompatibilità vengono emulati. Non ce ne frega un cazzo se vengono emulati, create una versione compatibile dei vecchi giochi. È come fare una remaster, ma senza fartela pagare. Ah, ecco perché non lo fanno. Comunque sì, andiamo avanti. Lati negativi della Xbox One. Partiamo dalla gestazione in game molto limitata e salvataggio in cloud, ovvero potete salvare i file che registrate di 5 minuti al massimo, però adesso potrebbe esserci qualche aggiornamento, un domani che potrà correggere questa cosa, non lo sappiamo, ma solo in cloud. Quindi no, chiavetto USB, cattiva chiavetta USB. Questo è il male, perché costringe chi vuole fare un gameplay, chi vuole fare una cosa, a comprarsi un PVR esterno, un DVR, qualsiasi cosa. Mentre con la PlayStation ormai, patch dopo patch, siamo arrivati a registrare dei file di tutto rispetto direttamente all'interno della console. C'è un'altra cosa che abbiamo visto e che ci ha fatto storcere tantissimo il naso rispetto a una PlayStation, è che i giochi, quando sono multipiatta, spesso e volentieri su Xbox girano a una risoluzione inferiore. Ci sono fior di tabelle online, non ce lo stiamo inventando, andatevi a guardare le comparative. Praticamente nel 95% dei casi, quando non c'è la parità di output, la disparità pende sempre in favore di Sony e in sfavore di Microsoft. È sempre così. Ci sono delle esclusive che sono ottimizzate anche da merda. Cioè, tipo Record, Sony propone delle esclusive che funzionano alla grande. Ti propone un Horizon Zero Dawn che ha un frame rate abbastanza stabile nonostante tutta la roba che sono riusciti a mettere a schermo. Ti propone un Uncharted. Finiamo con l'alimentatore, che è un gigante l'alimentatore, è una cosa così, veramente, non si può vedere. E se voi avete la vostra postazione vicino a un computer, in mezzo a tanti altri cavi, tanta altra roba, è una rottura di palle avere quella bibbia sulla scrivania. Occhio, stiamo parlando della One, non della Xbox One S. PlayStation 4, i pregi: un alto numero di esclusive, ben ottimizzate in gran parte, e molte di queste esclusive non sono giochini. Fare una lineup di esclusive con gli indie ci riesce chiunque, ma creare così tanti giochi grossi AAA in esclusiva è un vanto. Madonna, madonna. Realtà virtuale con molte esclusive dedicate. L'abbiamo detto prima, ci sono tantissimi giochi per la realtà virtuale a supporto di una tecnologia che al momento ha venduto 500.000 unità. Non è andata neanche male come operazione. Registrazione in game lunga e di buona qualità. Oh, questo è successo dopo un aggiornamento che hanno fatto, però adesso la registrazione è di ottima qualità. Si possono salvare sulla chiavetta, l'unico neo negativo è che nella chiavetta ci mette un botto di tempo a passarlo. Mamma però mia. Sicuramente è meglio che salvare in cloud. E la registrazione supera i 30 minuti. Sì, sì, ma puoi fare anche un'ora. Puoi fare fino a un'ora, quindi... Mamma mia. L'alimentatore è interno, e questo lo sappiamo tutti, è sempre stato così, da che mi ricordi. E anche qui abbiamo delle IP storiche molto amate. È la realtà, una serie Uncharted, basta parlare di quella. PlayStation Plus non sembra all'altezza del God, abbiamo già spiegato il perché. Retrocompatibilità assente. Perché? For now. For now, ma perché, mi chiedo? Perché io. Tanto il mercato lo sai dove andrà. Resa del VR migliorabile passando alla 4 Pro. E questo è un punto negativo, perché in effetti certi giochi col VR e la PlayStation 4 normale non esistono, ti fanno venire il vomito, la nausea, eccetera. Ma scusate ragazzi, ma c'è il VR, non è un punto negativo? Sì, perché se tu mi vendi la PlayStation 4 e mi ci fai andare il VR, vuol dire che le periferiche dovrebbero essere perfettamente compatibili e fruibili. Se io per fruire al massimo del VR devo comprarmi un'altra console,
lo vedo come un lato negativo, perché quella cosa in più è fastidiosa, di base è fastidiosa, necessita dei miglioramenti che devo pagare. Ora finalmente arriviamo alla Switch. Cari nintendari, se siete arrivati qui per sapere cosa volevamo dire della Switch, grazie. Grazie per averci messo il pollice in su. Grazie per poter uscire già adesso, così dopo non vi incazzate, perché... Primo punto positivo. La Switch ha ancora il beneficio del dubbio. È una console neonata, anche se ha già dimostrato di mordere forte e con i canini belli appuntiti. Quindi c'è ancora tanto da dare e per il momento non ha deluso. Già all'uscita con Zelda ha fatto capire il potenziale che c'era, e chi inizia bene è alla metà dell'opera, come si dice, e tanta gente ha comprato la console Zelda e adesso ancora non ha comprato un altro gioco perché sta ancora giocando a Zelda. La verità. Portatilità. Ed è un pro, assolutamente un pro. Tu la PlayStation non è che puoi prendertela e staccarla da casa. E certe volte a me capita di giocare, per esempio a Zelda, sul televisore, stacco la console, me la porto a letto e finisco quei 10-20 minuti di game nel letto e poi collasso. Ed è una cosa che funziona, oppure andate a cagare e vi portate il gioco. Molto semplicemente andate a cagare. Se Sony vanta delle esclusive storiche, se Microsoft vanta delle esclusive storiche, su Nintendo sono pochi i giochi che non sono esclusive praticamente, perché ne ha tantissimi di brand proprietari, e tutti questi giochi vengono riproposti sempre in nuova chiave, di console in console, e questa è la potenza di un brand come Nintendo, che avrà anche scassato il cazzo con Super Mario, perché ha scassato il cazzo, ma Super Mario Odyssey già solo dal trailer sembra una madonna e mezzo di gioco, quindi tanto di cappella, come si dice. E i lati negativi della Switch che abbiamo rilevato giocandoci diverse ore. A volte la portabilità è una forzatura, soprattutto in co-op sul medesimo schermo. Oddio ragazzi, giocate a un Mario con kart diviso in quattro parti. Ma anche un Bomberman, bisogna stare così vicini con lo schermo qua davanti. Si può fare ed è un bene, però vi ciecate fondamentalmente. Diverso è se noi giochiamo sul televisore di casa, in quel caso va bene. O se giocate a un 2-3 Switch. Sì, ci sono anche dei giochi che non necessitano chissà che... Graficamente gradevole, ma con limiti hardware ben visibili. E questo lo conosciamo tutti, questo è cosa porta, frame rate basso, insomma. O giochi che devono essere perfettamente ottimizzati, altrimenti, vedete Zelda, ci sono dei punti, ci stavano dei punti, poi sono stati corretti, dove arrivavamo a fare 4 frame e frizzato. Ergonomia dei Joy-Con non adatta a tutti, ed è la verità. Tu c'hai il pollice opponibile, certe volte lo vuoi anche utilizzare. Però siccome noi potremmo essere di parte, potremmo essere noi a essere scomodi, facciamo parlare una persona che sicuramente ne sa più di noi di ergonomia. Arimo, io lo so che quando si parla di ergonomia cominciano tutti quanti a fare i professori, perché no, a me mi funziona tutto quanto bene, io di ergonomia ne capisco, tengo il negozio di... Ergonomia è un'altra cosa, è un'altra cosa. Allora, ergonomia è quando tu tieni dentro alla mano una cosa che non ti sta sul cazzo. Allora, quando si parla dei nuovi Joy-Con della Nintendo, io penso, no, io tengo la mano grossa come una panca. Secondo te mi ci metto quel cazzettino dentro alla mano, ma posso mai giocare bene? Fatemi un Joy-Con da 30, 35, 40 centimetri, che è un poco meglio, perché se no a me mi pare di starmi a truccare con rossetto e no a giocare ai videogiochi, hai capito? Che poi io ai videogiochi non ci giochi, io guardo i porno. Che dire ragazzi, abbiamo semplicemente tirato le somme da possessori di tutte e tre queste console, quindi non c'è faziosità da parte nostra, non c'è motivo che ci sia faziosità, anzi... abbiamo creduto in tutte e tre queste console, altrimenti non le avremmo mai comprate. È venuto un video lungherrimo, ma siamo contenti perché abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Abbiamo esplicitato tutti i concetti che volevamo esplicitare, quindi adesso tocca a voi. Abbiamo sbagliato qualcosa? Ditecelo nei commenti. Se qualche boxaro si sente magari offeso, che si ricordi che io per Scalebound sto ancora incazzato.